Un anno positivo soprattutto in termini degli iscritti, nel senso che i nostri iscritti sono aumentati molto e questo è un segnale della buona ginnastica che pratichiamo. La buona ginnastica desidereremo che migliori sempre di più, già quest'anno abbiamo iniziato a avere progetti anche per migliorare la qualità. In che modo volete migliorare questa qualità? Attraverso allenamenti più curati? Sì, allenamenti mirati, spazi, abbiamo ricercato spazi per fare in modo che le ginnaste abbiano appunto più modo di provare le loro performance, allenatori che si stanno qualificando sempre di più, lo staff è interessante, sono tante ex ginnaste, quindi giovani allenatrici molto motivate. Dal punto di vista risultati, com'è andata? Dal punto di vista risultati non benissimo alla fine dell'anno, perché abbiamo partecipato al campionato di Serie B e pur avendo iniziato binazionale, avendo iniziato il campionato bene, purtroppo è finito con una retrocessione, ma siamo pronti a ripartire, a rimboccarci le maniche. Quindi l'obiettivo per il 2017 qual è? L'obiettivo per il 2017 è sicuramente quello di aumentare la qualità, di partecipare con tante ginnaste alle gare della federazione. La federazione ginnastica ha cambiato i suoi progetti, i suoi programmi e vorremmo appunto partecipare con tante squadre e creare molta motivazione.